Sta piovendo e probabilmente la mia voce verrà coperta dal rumore della tempesta. Per cui, mentre costruisco le pareti e per finire la torre dove sto mettendo il tavolo di incantesimi, probabilmente non parlerò molto, quindi non lamentatevi se non mi sentirete parlare, ok? Perché finché non finisce questa cazzo di pioggia, che non posso stoppare perché non ho la possibilità di accedere ai comandi, in modo hardcore non si può stoppare la pioggia, quindi voglio avere un po' di pazienza, quindi sarò in silenzio, va bene? Godetevi la mia costruzione della stanza degli incantesimi e divertitevi, ok? Sia chiaro, eh? Non la farò solamente di pietrisco, ma anche di vetro. Farò anche una bella gioia sopra. Se parlo dal bassa voce solamente per un motivo, perché la mia ragazza mi ha fatto capire che se continuo a parlare come un coglione al cellulare, perché non sto più usando il microfono perché faceva troppo cagare, sto usando un programma di registrazione vocale direttamente dal cellulare. E quindi la mia ragazza dice che parlare a un cellulare solamente per registrare la voce e poi deve essere modificata per essere anonima, dice che secondo lei io sono un coglione. Io gli vorrei dire che il coglione è colui che gli ha dato a lei la vita, però se lo faccio, ragazzi, per una settimana lei mi toglie il mangiare. Non nel senso che mi mette a dieta. Dalla mia parte, il fatto che si dice che ti deve mangiare è che per una settimana non si chiava. Se non capite il concetto, significa che per una settimana lei incrocia le gambe e l'unico modo di poter avere piacere io come uomo è usare la mia mano destra. Per cui devo parlare sottovoce per non farla incazzare, perché sinceramente preferisco trombare la maggior parte del tempo che giocare a Minecraft. Ok? Per cui adesso rimango in silenzio finché non arriviamo al momento dei saluti. Godetevi il gameplay e la costruzione della buia.
Ok, Ormai siamo quasi arrivati alla fine. Come avete visto, mi sono dato molto da fare per creare tutto un lavoro per fare questa bellissima visione armonica di cose. Penso che praticamente sbattersi tanto solo per creare questo posto, uno potrebbe dire, ma chi te lo fa fare? È che questo gioco tira fuori il mio lato perfezionista e cerco sempre di poter fare il giusto operato. Poi tengo tanto vetro colorato che non so dove mettere e mi sembra il caso di utilizzarlo almeno per fare qualcosa di gradevole. Ok, diciamo che con questi blocchi di arancione dovrei aver finito una parte del lavoro. Rimane ancora il tetto, ma probabilmente, anzi è sicuro, il tetto lo vedrete nel prossimo episodio.